ragazzi, oggi vi presento un'altra stampante, sempre da gearbest.com, la Tronxy X3S. È una stampante con un largo piatto di stampa, abbiamo 330 mm per 330 per 400 mm di altezza. Ha una base esterna con tutta l'elettronica e l'alimentazione. Il rumore che sentite delle ventole praticamente è la ventola dell'alimentatore, perché la stampante nel complesso è molto silenziosa, la meccanica. Tutte le prove di stampa che vedrete nel video sono fatte col filamento Sunlu. Anche questo mi è stato gentilmente offerto da Gearbest. Grazie a Gearbest per la possibilità di provare un'altra stampante e procediamo a vederla nel dettaglio. Allora, è un hardware a pulegge. Devo dire che le ruote sono di alta qualità, a doppio cuscinetto, e funzionano molto bene. Anche i carrelli fatti con dei profili tagliati al laser di quelle lastre di plastica sono tagliati molto precisi e funzionano veramente bene, sono molto rigidi e scorrono bene. I supporti del motore finalmente dei supporti serie. Con questa flangia laterale si dà robustezza a questa L. Non avrete nessuna necessità di cambiare i supporti dei motori, sia questi X, Y o i Z, che sono identici, o anche quello dell'estrusore. L'estrusore è un full metal. L'unico problema che ho trovato è stata in questa boccola di raccordo col tubo PTFE, che praticamente si è rotta una gambetta interna e non mi fa più presa. Le aste filettate sono di buona qualità, non ho trovato sbavature sull'asta, sono arrivate molto dritte, cioè erano belle dritte. Anche qua le bronzine entravano bene, non avevano sbavature, buone. Abbiamo il bed da 330x330, una bella dimensione. La parte sotto in alluminio non è perfettamente planare, ma non me lo aspetterei neanche. È leggermente concavo, di un paio di decimi al centro. Ma in ogni caso io sconsiglio vivamente di stampare direttamente sull'alluminio. Consiglio sempre di stampare su una lastra di vetro. In questo caso viene fornita questa lastra di vetronite. È praticamente come quelle dei circuiti stampati, praticamente lo stesso materiale dei circuiti stampati. Questa lastra è molto planare, devo dire. Si incurva un po' qua sui bordi, ma tutta sta parte qua è molto planare. In ogni caso, come detto, consiglio di sostituirla quanto prima con un quadrato di vetro. Andate dal vetraio e vi fate tagliare un quadrato da 33x33 da 3 mm e siete a posto. Buono anche il raccordo qua per l'infisso sull'asse Z,
perché oltre alla vite passante qua sotto c'è anche due angolari che praticamente la rendono veramente molto robusta. Niente, nel complesso la parte meccanica è soddisfacente. Funziona bene, i carrelli molto robusti. Approvata. L'estrusore è un MK10. Quindi avete il tubo di PTFE che arriva fino alla testina. Non ha ventole per il raffreddamento del pezzo. Dovete aggiungerne una voi successivamente, ma per le stampe grandi non è necessaria. Ne avrete bisogno per le stampe piccole. Vediamo l'elettronica. Accendiamo. Come sentite, la ventola dell'alimentatore fa parecchio rumore. Il firmware è un Marlin, già preconfigurato, non dovete fare niente, una volta assemblata accendete, è già pronto, è a posto, regolato. Ora spegniamo per eliminare un po' di rumore e guardiamo l'interno. Allora, l'elettronica è tutta su scheda unica. I driver dei motori sono direttamente sulla scheda madre. Questa è una cosa un po' così, cioè sarebbe preferibile avere i driver del motore sostituibili. Tutti i cavi e i connettori hanno delle targhette per indicarvi dove vanno collegati. Una cosa che è comune a tutte le stampanti che usano il doppio motore sull'asse Z è che i motori sono collegati in parallelo. Non è una cosa molto buona collegarli in parallelo. Trovate varie spiegazioni in internet se cercate. Allora ho realizzato questo adattatore che me li mette in serie. In questa maniera non avrete problemi, i motori saranno pienamente alimentati. Questo circuitino farò un video prossimamente per spiegare come farlo. Alimentatore da 20 ampere, 12 volt. E nient'altro. Ora diamo un'occhiata alle stampe. Queste stampe sono tutte a 0,2 mm. Prima stampa, seconda stampa, terza stampa, quarta stampa, quinta stampa. Questa è fatta con la plastica, col pezzo di filo in dotazione alla stampante. Vediamo che ci sono un po' di problemi. È stata stampata senza ventola. Questa è la seconda stampa e ho iniziato senza ventola. Infatti qua vedete è più scuro e tende un po' a stringersi. E dopo gliel'ho messa e quindi dopo sta parte qua ha ripreso a stampare bene, anzi devo dire molto bene.
ed è venuta perfetta. Allora ho ristampato il cubo con la ventola e effettivamente, guardate, non c'è effetto ghost. Ho il cubo il cubo è abbastanza preciso, direi molto bene, considerando poi bisognerebbe tipo provarlo più così, vedete? Perché se andate qua un micro bordino si crea, per cui va provato fuori dagli angolini. Le misure ci sono, l'ortogonalità pure, bene, è venuto proprio bene. Allora, per provare un attimo la planarità del piano, ho fatto questo un po' più largo, simbolo di Quake, e è venuto bene. Per ultimo, ho voluto provare questo. Questo è stato stampato con zero infill e due perimetri per la shell esterna e shell interna, praticamente è vuoto. Devo dire che è venuto veramente veramente bene. Qua mi sono dimenticato di mettere i supporti, però notare come si è riuscito in ogni caso a stamparmi in aria. Notare l'assenza di ghost. Ecco, veramente liscio, bello, bene, eccoci al dunque, cosa dire? A me personalmente questa stampante è piaciuta molto. Ha una buona struttura, bella robusta, una qualità generale dei componenti buona. L'unica pecca che trovo è nella guida, che è un po' confusionaria e dal punto di vista di cablaggio dei cavi vi lascia proprio mani libere, cioè vi dice il cavo A va attaccato qua, ma poi come passarlo nella struttura sta a voi. L'elettronica è minimale, ma fa il suo dovere. Quindi il mio voto per questa stampante è un bel 9 pieno. Se siete interessati a questa stampante, trovate i link in descrizione. Nei prossimi giorni farò uscire un video con alcuni suggerimenti per il montaggio.
Ciao, al prossimo video.